Forse abbiamo un po' sgravato. Raga, ma che cazzo è sta roba? Perché faccio questi acquisti qua su internet? Ad oggi la maggior parte degli acquisti che faccio sono online, tramite portali come Amazon, eBay e siti vari. E la cosa che mi spinge a fare questi acquisti online, a differenza di magari farli in negozi fisici, essenzialmente è il prezzo, sicuramente, detto in modo sincero, e il tempo. Perché se non si tratta di una cosa urgente, vado online, due click, e dopo 2 giorni mi arrivo a casa. Comodo, veloce e senza perdere tempo. L'unico problema che ho riscontrato comprando online è che si comprano un sacco di cazzate, come appunto questa bottiglietta tuttofare. Non so se si chiama esattamente così. Quando l'ho comprato mi ricordo che ero gasatissimo. No, ma che bomba è? Questa qua è una bottiglietta modulare che c'ha tutti gli utensili della cucina. Questi sono i cop che ti svoltano la giornata. Ale. Solo che adesso che mi vado a casa dico, sì, vabbè, ma sti cazzi. Il problema di comprare le cose online è che tante volte uno compra d'impulso e compra le cazzate. Mentre l'altra cosa che c'era in quel pacco è questo fantastico kit cucina da campeggio. Praticamente qua dentro c'è tutto corrente per farsi un pranzo in montagna o comunque fuori casa. Con tanto riposate e cose strane. Tipo questa, che non so sinceramente cosa sia. Quando l'ho comprato l'ho preso con l'idea di fare tipo una carbonara a 4000 metri. Solo che mi sa che sarà un po' difficile. Sì ragazzi, come avrete ben capito, in questo video apriremo tutti i pacchi che mi sono arrivati in questi ultimi mesi. E sono parecchi. Cioè raga, manco Natale c'avevo tutti questi pacchi. Non mi nascondo comunque che è stato difficile in questi mesi, perché sia la gennaio che metto i pacchi da parte, averci là e non poterli aprire. Però finalmente ci siamo. Qua cominciamo col botto, raga. Questo qua è un pacco che arriva dalla Germania, direttamente da Kleck, un sito che fa rivendita scarpe. E chi è? Qualcuno avrà sicuramente già capito. Ecco qua ragazzi, le Nike Sean Waterspoon. Tada! Questo qua l'ho preso esattamente il 1 gennaio, per festeggiare il nuovo anno. Il modello è un ibrido tra le 97 e le Air Max 1, disegnato appunto da Sean Waterspoon, un artista di Los Angeles, che tra l'altro bucio di culo, tra virgolette, l'ho preso in tempo, perché adesso il prezzo è scoppiato, perché Sean non ha più rinnovato il contratto con Nike e quindi l'ho preso giusto in tempo. Vicky, il pacco coming, ragazzi, è cominciato alla grande, bella per Kleck. Poi, altro pacco Amazon. Ma che è sta roba? Ah, questo qua è praticamente un ricarica wireless. Attacca la spina e poi metti il telefono qua sopra e si ricarica. Però non l'ho ordinato io, quindi mi sa che o si sono sbagliati o è dei Surri. Oppure questo è fighissimo. Ecco, Surri è uno che compra le cose che servono. Questo qua infatti può servire. E infatti mi sa che me lo inculo. Eppure questo è un password keeper, quindi è tipo un blocco note dove metti tutte le password con l'email e le varie cose. Mi sa che mi inculo pure questo. Poi che si è preso? Le radioline e un folder credo per le fatture e le altre cose. Queste qua le lasciamo. Ah, questo qua c'è una bella storia. La prima cosa, vabbè, è una cover del telefono trasparente. E poi l'altro acquisto è un libro, La montagna dentro, di Hervé Barmas. Libro che in realtà ho già letto, a scrocco. Che però mi è piaciuto un sacco, quindi l'ho comprato. È un libro che appunto parla di montagna, quindi parla di alpinismo e parla dell'Italia. Perché infatti qua dentro racconta delle sue esperienze, delle sue avventure sulle Alpi italiane. Vi ho detto che l'ho letto a scrocco perché infatti questo qua l'ho letto aspettando i vari treni. Quando magari siete in stazione che aspettate il treno, o magari avete qualche ritardo, o l'avete perso, come in tanti miei casi, anziché perdere tempo al Mac, andando a casa, una della filtrina lì di turno alla Mondadori e leggetevi qualcosa. Tanto fa bene. Poi, cos'altro abbiamo? Oh, Slam Jam. Questo qua è una bomba. Slam Jam è un sito che ha anche diversi negozi in Italia, tra cui Ferrari e Milano. E a fine mese, durante i saldi, madonna quanta roba che ho preso, non mi ricordavo tutta sta roba. Ho fatto un po' di shopping. Allora, tutto l'acquisto era da questa maglietta qua che ho visto, del brand 424. Questo qua purtroppo è un brand che in pochissimi conoscono, che però è una storia della madonna, cioè la storia di Guillermo Andrade, che è il designer, raga, è incredibile. E la maglietta appunto è questa qua, la maglietta nera, minchia sei oversize, che ho preso in taglia L, che però mi sta enorme, mi sa. Mi sa proprio di sì. Ma arriva alle ginocchia praticamente. Infatti il problema di comprare le cose online è proprio questo. Spero che di andare un po' a caso con le taglie, quindi delle volte si sbaglia, come in questo caso. Poi sempre per l'estate un'altra magliettina di LSD. Minchia, pure questa è oversize, no, non ci credo. Ma pure questa taglia L, però mi sta enorme. E poi ragazzi ci abbiamo i cappellini. Ecco, da quando i Macy's in Giappone mi hanno fatto quel taglio di capelli strani, ho cominciato a collezionare i cappellini. E ce ne ho veramente tanti. E questa qua era il testo, ovviamente una parte. Prima da allora in realtà non li indossavo mai, però l'ho scoperto, mi piacciono. E quindi adesso nei miei acquisti sono anche i cappellini. Questo qua è sempre di LSD. Sì, poi ho preso questo qua fluo di Stussy e l'ho preso esclusivamente per mesciarlo con le scarpe queste qua. E poi il più bello, raga, è questo qua di 424 D&I, stile Alberto Panocchi, che è un altro designer di Milano. Altro grail aggiunto alla collezione. Sto facendo un casino assurdo in camera. Poi, prossimo pacco. Io ragazzi vi devo aprire anche qualche pacco grande, tipo questi qua. Questo pacco è bello pesante e credo di sapere anche cosa contiene. Aia, ricordavo bene. Questa qua praticamente, ragazzi, è la scarpiera che c'ho qua dietro. Uguale. L'ho presa in alta perché non so dove mettere le scarpe. Solo che il problema è che per montarla ci vorrà un botto di tempo. Salvo!
dovremo lavorare. Facciamo un timelapse. Infatti lavoriamo tutti insieme. Buonanotte, ragazzi. Buonanotte, io devo lavorare, eh. Dai, vediamo cosa ci mettiamo. Tac, 20 minuti. Round 2. Ma che cazzo sono? Sono stato lì di camper. Apposta, finito. Grande. Ora devo solamente capire dove mettere questi due mobili. Ahimè in camera mia non c'è tanto spazio, quindi sarà un po' difficile. Dai, niente male. Qua dovrebbero esserci altri vestiti. Ah, vedi che packaging. Questo qua è un paio di jeans, sempre all'Alberto Panocchi style. È un classico denim con dei tratti di vernice. Spero ovviamente che questo sia la mia size. Non comprerò mai più vestiti online, ragazzi. In video non rende, ma sotto taglio in più. Per non parlare della lunghezza. Che sfiga. Poi cos'altro abbiamo ancora? In una delle ultime volte che sono stato a Bardonecchia ho perso il portafoglio, quindi l'ho dovuto ricomprare. Stavolta l'ho preso un po' più piccolino, l'ho preso in pelle. 10 posti per le carte e il posto per le banconote. Questo spero, ragazzi, ovviamente di non perderlo. Vediamo quanto mi dura. E poi tadan tadan, ultimo ma non per importanza, abbiamo una cosa un po' strana che ho preso. Mi sono detto, allora c'è la Jared Leto che è il cantante di 30 Seconds to Mars e gli sta da Dio. Mi sono detto, vediamo come starà a me. Ti è necklace di una marca francese, molto stile western, credo che si porti così. A lui gli stava da Dio, ho visto le sue foto, ho detto cazzo lo voglio anch'io, però a me ne sta un po' da merda. Qui siamo tornati agli acquisti fatti a caso su Amazon. Eccolo qua. Egg ring. Ideale per uova e pancakes. Questo qua è un supporto da usare in cucina per fare i pancakes perfetti. O le uova. In realtà l'idea è simpatica. Può essere utile. Può essere utile, sì, però già che non lo userò mai. Che altro tenemos aquí? Ragazzi, questo qua è stato l'acquisto della vita. L'Elgato Thunderbolt 3 Pro Deck. Vi starete chiedendo, e che cazzo è? Praticamente sono un paio di mesi che ormai uso solamente il portatile per fare i miei video o le altre cose. Il computer fisso l'ho prestato a Stefano perché il suo si è rotto. Quindi ormai mi sono abituato a usare solamente il portatile. Solo che il problema è che editando i video, quelli un po' più tosti, a una certa siano delle timeline grosse così. Tipo questa qua. E capite bene che con uno schermo non va bene. Quindi grazie a questo dock riuscirò a collegare il mio Mac. Intanto ho un sacco di altri Thunderbolt che mi servono sia per gli SSD che per la scheda audio. E poi finalmente a questo schermo qua. Così che è tutta un'altra cosa. Cosa ci avremo qua? Vabbè raga, oggi è veramente Natale. My Passport SSD. Questo qua è un acquisto che ho preso grazie a Black Geek, che lui che mi ha consigliato. Praticamente è l'SSD più piccolo forse del mondo. E praticamente grazie a un po' di velcro diventerà parte del computer. Sì, l'idea l'ho copiata da Afrojack. E questo qua ragazzi sarà il nostro sacco graal della musica. Infatti qua metterò tutte le canzoni e vari progetti musicali, cercando logicamente di non perderlo. E i pacchi non sono ancora finiti. Questo qua, come suggerisce la scatola, è un pacco da Crepe Protector. E qua c'è un sacco di prodotti per la pulizia delle scarpe. Questo qui è un acquisto che ho fatto il 14 di febbraio, che era il giorno di San Valentino. E questo ragazzi è la lunga su come sarà la mia vita sentimentale, che passo San Valentino su internet a comprare prodotti per scarpe. Queste cose le ho sempre comprate in giro per i vari Oulab di Roma o Milano. Solo che lì col 30% ho detto vabbè, faccio la scorta così fino a fine anno sta posto. E ho preso le salviette, che sono delle vere e proprie salviette per le scarpe. E ne ho prese due, una per me e una per Sasha. Poi ho preso questo repellente appunto per la sporcizia e per la pioggia, che si spruzza sulle scarpe e diventano waterproof. Holy moly. Ho preso anche due pill per eliminare gli odori dalle scarpe. E infine ho preso un kit da regalare anche questa Sasha per la pulizia generale delle scarpe, che c'è il sapone, la spugnetta, l'asciugamano. E questo qua sarà il mio regalo di Natale per Sasha. Mi sono portato avanti quest'anno. Ci credo, raga. Questo qua in realtà è un regalo da parte di un ragazzo, un futuro chef che si chiama Davide Carnevale, che mi ha regalato il... Ammazza! È il Grandview, non so come si chiama, della Federazione Italiana Cuochi. Ma che stai a di? Raga, ma che bomba è? Mo posso veramente far finta di saper cucinare. Però cosa mi hanno regalato? Federazione Italiana Cuochi. Avevo sbagliato. Vaffanculo. Poi, che altro ci abbiamo qua? Ah, da dai ragazzi. Anzi, ci abbiamo pure questo. Famo che il pacco di Duplo abbiamo per ultimo. Questo qua è un pacchetto sempre da Amazon, anzi no. Anzi no, il cazzo, Klekt. Bella lì. Questo qua è stato un acquisto che ho fatto in vista dell'inverno. Solo che vabbè ormai è arrivata la primavera. Yeah. Giacchetta North Face per Supreme, con tanto di busta, adesivo e cose varie. Ma questa mi sta alla grande. Madonna il casino che ho fatto qua. Oh Matt. Ciao, come va? Bene, tu? Quando ci facciamo sta carbonara insieme?
Quando vuoi. È una parola in codice carbonara? Volevate dire canna, eh? Durandò. Non è una di quelle parole in codice carbonara, è carbonara. Che li mette il veleno? Facciamo... facciamo un 2 contro 1 dopo. Che senso? Succede anche questo nelle mie giornate. Infine ragazzi, l'ultimo pacco è credo il premio da parte di YouTube per il traguardo dei milioni di iscritti che ho raggiunto l'anno scorso. YouTube con me è sempre puntuale, eh? Speriamo che stavolta non sia rotto però, perché purtroppo con le 100k mi è arrivato spaccato. Da. Stavolta stavo per spaccarlo io. Chiudiamo in bellezza ragazzi questo pack opening con questo bellissimo premio da parte di YouTube. Il Golden Button, non è il Golden Button, il Million Button. Then Vancouver, you're bigger than Venice, you were even bigger than Las Vegas. Praticamente mi sa di che siamo più grandi ragazzi della popolazione di Vancouver, di Venezia e di Las Vegas. A day for a long time. Ragazzi, fammo che vi scrivo in descrizione quello che c'è scritto perché non so tradurvelo. Credo però che mi dica: grande Klaus, hai fatto un bel lavoro, è stato un grande, e baci e abbracci. E dove lo appendemo questo? In realtà questo ragazzi lo regalo ai miei genitori. Ora, più che dirvi grazie ancora di cuore per questo traguardo, che ormai vabbè, c'è un anno, e più che ringraziarvi per il costante supporto e per la costanza voglia che ci avete ancora di vedere i miei video, io non so che dire. Grazie mille. Noi ci vediamo nei prossimi giorni con un nuovo video. Da Klaus è tutto. Bella. Adesso mi divertirò un sacco a differenziare tutta la plastica dalla carta, dall'indifferenziato, e sistemare la casa. Però lo faccio volentieri. Fatelo anche voi ragazzi, che è importantissimo. C'è in ballo il nostro futuro ragazzi. Non prendete questa storia con così tanta leggerezza. Però bene, ne parleremo nei prossimi giorni in un altro video di questo. Bella.